Luigi Pirandello, uno degli autori più innovativi a cavallo tra il 1800 e il 1900. Nato a Girgenti, oggi Agrigento, il 28 giugno 1867, tra le sue opere principali si ricordano Il fu Mattia Pascal, Sei personaggi in cerca d'autore, Così esse vi pare. Morì il 10 dicembre del 1936. Pirandello sposò Maria Antonietta Cortolano. Il matrimonio venne organizzato dalle famiglie, ma le probabilità che i due picciotti avrebbero fatto fatica a comunicare erano alte. Erano entrambi di Agrigento, almeno il dialetto era lo stesso. Ma mentre Luigi aveva fama di intellettuale e già da un po' studiava lontano dalla Sicilia, Antonietta a malapena poteva uscire di casa. E le poche volte che lo faceva, se si azzardava ad alzare lo sguardo, uno dei gelosissimi fratelli saltava fuori urlando da una strada laterale e la trascinava via. Nonostante tutto, però, l'amore scoppiò inatteso al primo sguardo, rubato sotto gli occhi attenti dei rispettivi familiari. I piccioncini si trasferirono a Roma, ma ben presto nacquero i primi problemi. Oltre ai tre figli, Stefano, Fausto e Lietta, in appena 4 anni. Luigi era troppo uomo di mondo, troppo innamorato di se stesso, troppo intelligente per la primitiva consorte. E inutili erano i suoi tentativi di elevarlo a sé. Lei voleva star chiusa in casa, con le tende tirate e il broncio, perché è così che l'aveva meritata. Così voleva l'educazione in Sicilia al tramonto dell'Ottocento. Nel 1894 Luigi pagò il prezzo di aver accettato il ruolo da insegnante in una scuola femminile, subendo pedinamenti e scenate di gelosia e mettendo a serio rischio la propria incolumità. Una notte sentì di soprassalto e vide Antonietta in piedi di fronte a lui con un coltellaccio da cucina in mano. E una faccia che non chiedeva certo: "Vuoi una fetta di torta, caro?" Lei non perdonò mai al marito di aver fatto amministrare la sua ricca dote a Don Stefano, suo padre, che nel 1903 perse tutto a causa di un investimento scellerato. Nel 1915, allo scoppio della prima guerra mondiale, il primogenito Stefano, spinto all'acceso nazionalismo di Papetto, come i figli chiamavano Luigi, si arruolò volontario e non fece in tempo a sparare nemmeno un austriaco che già si ritrovò prigioniero. Antonietta accusò Pirandello della scelta del figlio e nel suo delirio arrivò a sospettare un rapporto incestuoso tra lui e la figlia Annetta, cominciando a rifiutarsi di mangiare per paura di essere avvelenata. Quando la ragazza tentò di spararsi dalla disperazione, la rivoltella per fortuna si inceppò, Pirandello capì che non si poteva andare avanti così. E non appena Stefano rientrò dal fronte, gli dichiarò il proposito di chiudere la madre in un manicomio. E pensare che lo sfortunato militare, appena varcata la soglia di casa, sperava di godersi un po' di meritato riposo. E risaputo che i rapporti tra Luigi Pirandello e i figli Stefano, Fausto e Lietta non furono idilliaci, e il grande scrittore non perdeva mai occasione per punzecchiarli e mortificarli, pur senza reale cattiveria, mosso soprattutto da una malcelata gelosia nei loro confronti. Un giorno chiese a Fausto cosa volesse fare nella vita, se continuare a studiare oppure iniziare a lavorare. Il figlio rispose che desiderava fare il pittore e Pirandello rimase un po' in silenzio per poi rispondergli: "Tu accordi, ti manterrò per tutta la vita." A dispetto del parere del padre, Fausto Pirandello è diventato uno dei pittori più rappresentativi della cosiddetta scuola romana. Fin da sempre si è a conoscenza del narcisismo di Luigi Pirandello, ma mai nessuno avrebbe potuto immaginare che lo era così tanto nella sua giovane età da baciare la sua immagine riflessa nello specchio. Strano quanto vero.
proprio così. L'ho scritto lui stesso in una lettera inviata a Maria Antonietta Fortunano, scrive: è un vizio a cui vorrei rinunciare per non appannare rispetto. Non possiamo sapere però se il nostro Pirandello avrebbe voluto realmente rinunciare alla possibilità di baciare la sua immagine riflessa nello specchio. Non era l'unico a vedere la sua bellezza. Luigi Pirandello era un professore di lettere e durante le sue lezioni le studentesse non riuscivano a resistere al suo fascino. Si racconta perfino che una delle sue alunne gli scrisse una lettera in cui minacciava di uccidersi se il suo affascinante insegnante non l'avrebbe guardata con occhi diversi. Altre invece gli riempivano le tasche della giacca di bigliettini d'amore. Una parentesi merita il rapporto tra Luigi Pirandello e Martha Abba. Quando si conobbero nel febbraio del 1925, la Abba era una giovane e promettente attrice, bella ed intelligente. Pirandello, dal canto suo, si avviava verso i 58 anni, un po' curvo e con i pochi capelli argentati, ma con vigore dirigeva la Compagnia del Teatro dell'Arte di Roma. Sempre sposato, anche se la moglie era già in manicomio, Pirandello rimase incantato dagli occhi di mare, liquidi, pieni di luce, dell'attrice e la scritturò immediatamente. La Abba divenne così la star della compagnia e la musa dello scrittore, che Marta chiamò sempre maestro, dandogli del lei. Il loro fu un rapporto platonico e a senso unico. Da una parte un Pirandello stregato, che le scriveva lettere struggenti e colme di amore. Si parla di 560 missive. Dall'altra, una Abba che rispondeva raramente, gentile ma distaccata, e che sviava sempre il discorso verso la sua unica grande passione, la recitazione. L'attrice rimase comunque fedele al suo maestro, dato che, durante tutti gli anni della loro collaborazione, lei recitò soltanto le opere di Pirandello e, almeno ufficialmente, non ebbe nessuna relazione sentimentale. Quando venne rappresentato per la prima volta Sei personaggi in cerca d'autore, buona parte del pubblico del Teatro Valle di Roma contestò l'opera al grido di buffone e manicomio. Nonostante i pochi che lo avevano apprezzato cercassero di sottolinearne lo spirito innovativo, in sala scoppiò il finimondo e lo stesso Pirandello, uscito ironicamente sul palco a raccogliere gli applausi, venne bersagliato con un fitto lancio di monetine e poi inseguito dai contestatori fino al taxi. Nelle tre serate successive il teatro rimase quasi vuoto, tanto che lo sconsolato impresario cambiò il titolo in Sei personaggi in cerca di pubblico. Negli ultimi mesi di vita, Pirandello passò una bellissima estate con la famiglia del secondogenito, Fausto. Un giorno a tavola, circondato dai nipotini, borbottò: birri, birrivivi, e inchirichitichiù, e firtichiù, lasciando basiti i commensali. Poi si giustificò: sono parole turchine, ma ormai i parenti erano sicuri. Quella era demenza senile.